Fiamme alte, la furia distruttrice del fuoco, notte ad alta tensione nella zona orientale di Napoli, brucia l'area occupata fino ad alcune settimane fa da un campo rom a ridosso del cimitero di Poggioreale, in questo angolo di città negletto ed abbandonato dove avevano trovato rifugio decine di famiglie di questa etnia nomade, uomini, donne e bambini mal sopportati e letteralmente scacciati a colpi di attentati e distruzione. Le fiamme sono divampate intorno alle 22.40, il fuoco e il fumo è stato visibile addirittura fino alla collina di Il Vomero. Sul posto l'equipaggio di 3 squadre di vigili del fuoco, 4 autobotti e varie pale gommate. Per l'intera notte i vigili hanno lavorato per avere la meglio sulle fiamme, ma l'incendio era ancora vivo questa mattina. Non si registra nessun ferito in fiamme e materiale di risulta. Nel campo erano ancora presenti le vecchie baracche utilizzate da rom per circa 10 anni. L'origine dell'incendio, anche se non ci sono ancora certezze al riguardo, è quasi sicuramente di natura dolosa.